Il percorso di studi è finalizzato a conseguire il diploma di terza media dell'anno 1960. Inizieranno con un'elementare prova d'ingresso per valutare il loro livello di preparazione. Accomodatevi pure. Rivolgo a tutti voi il mio saluto personale e diamo inizio al nostro test. Il test di italiano composto da due prove. La prima di queste due prove è un dettato. Allora, titolo. Ecco, è uscito tutto l'inchiostro. È uscito tutto l'inchiostro. Prenda un foglio protocollo, si pulisca. Cominciamo con il dettato. Mi scrive. Aspetti un attimo. Silenzio! Lei si metta seduto, per piacere. Ma non... Si metta seduto! Non ho tutta la giornata! Imparerà a usare la penna stilografica. Era una penna del passato e quindi giustamente noi ragazzi non la sappiamo utilizzare. E lui ci abbiamo anche provato. Però non scriveva la penna! All'improvviso uno si è trovato tutto l'inchiostro sopra le mani, Filippo. Scrivete al centro il titolo. Garibaldi. Oggi è un lutto nazionale. C'è qualche problema, signor Occulto? Non va. Non va? Ho già spiegato come si sistema la stilografica. Se proprio no, sto parlando con il suo compagno. Lei non deve parlare se non è autorizzato. E quando vuol parlare, alza la mano e aspetta che io le dia il permesso. Quella è una matita. Questa è un dito. Questa è una mano. Molto bene. Signor Occulto, se non ha ancora imparato a usare la stilografica, prenda la matita e utilizzi la matita. E si vergogni, perché alla sua età la penna stilografica bisognerebbe saperla utilizzare. No, non mi vergogno. Lei si deve vergognare. No, perché se non va non è colpa mia. Perché i bambini di 5 anni ormai sanno usare la penna stilografica. Il professore di italiano mi sembra severo, troppo. Non ce la posso fare. Roma, dai. Saper scrivere correttamente sotto dettatura è alla base dell'insegnamento dell'italiano del 1960. I collegiali devono passare questa prova anche superando le difficoltà dell'uso della penna stilografica. Il professor Maggi è una persona, secondo me, squisita. Al sole della sua gloria. Punto. Bravo a spiegare, cioè oddio non ha spiegato, però è bravo, si fa rispettare, a me piace. Segua la mia indicazione. La testa deve rimanere in linea con la schiena, se non vuole avere problemi di sviluppo e difetti alla vista. La seconda parte del test di italiano è un breve tema. Motivi di gioia e di tristezza nella vostra giovane esistenza. Le gioie sono la mia famiglia, poi la mia migliore amica e poi anche fare shopping. Il tema deve essere come minimo di una facciata, come minimo. Moras, cosa ne pensa? Di cosa? Di questo tema. Molto, molto interessante. Perché si possono scrivere tante cose. Mi aspetto di leggere molte cose nel suo tema. Aspetti un po'. Si è commosso, signor Occulto? Sai che sta sentendo male. Lei, signor Occulto, non solo non sta scrivendo... Ma non sono capace a scrivere. Lei non mi interrompa. Non sta scrivendo con la penna stilografica. Non va. Ma a matita come un bambino. Ma sta scrivendo anche in stampatello maiuscolo. Io in quel momento ero spaventatissimo perché ho detto se vede il mio me lo strappa, io mi ammazzo. Questo collegio mi sembra molto severo, mi sembra anche troppe regole da rispettare, boh, anche esagerato, mi sa. Dimitri Iannone si alzi e legga un brano del suo tema.
Nella mia vita gioia e tristezza si alternano in vari momenti, alcuni che danno gioia, alcuni che danno tristezza. Per ognuno di loro si può fare un elenco, possiamo mettere la gioia a sinistra e la tristezza a destra. A sinistra metteremo vari tipi di cose come uscito con gli amici, con una ragazza, discoteche, sala giochi e molto altro. Mentre per la tristezza possiamo aggiungere quei momenti in cui ti abbandonano, ti chiudono fuori, non capiscono e ti senti solo. Sono però momenti che ti formano, che formano il tuo carattere e che ti insegnano a crescere, soprattutto la tristezza, che è la cosa che ti forma di più. Dimitri, bello, sei lui che fa tanti grossi, no? Tanto sono i più bravi di solito a scuola, quindi non ce la voglio fare niente e poi se ci si mette sono i più bravi. Nella mia vita ho avuto bellissimi momenti di gioia, ma anche di bruttissimi momenti di tristezza. Il mio primo è stato quando avevo 6 anni e dal mio compleanno mi regalarono un camion giallo telecomandato. È stato un fatto gioioso poiché il gioco mi portò tantissimi divertimenti. Invece, un altro momento triste fu quando mio padre se ne andò di casa e lasciò la famiglia dicendo promesse che non sono mai avvenute. Questo è un momento triste poiché un familiare abbandonò la propria casa e la sua presenza come genitore in quella casa. Bene, grazie, si può sedere. Il tema è qualcosa di personale, però io credo che ciò che di personale ha detto Zamparini possa servire a far pensare ciascuno di noi. Condividere i pensieri e i sentimenti degli altri è importante. Quello che mi ha colpito forse è stato quello di Filippo, quello piccolino. Anche che lo leggesse così davanti a tutti, non so, è stato bravo. Chiudiamo con Arianna Pasini. No. Forza. No. Si alzi. No, no. Arianna Pasini, no. Si alzi. No, è troppo personale. E legge un brano, non serve leggere tutto. Legge un brano. No. Lei non mi può dire no. Non si può dire no all'insegnante. Si alzi. Signorina, si alzi. Mi alzo anche, ma non lo leggo lo stesso. Intanto si alzi. Prenda il foglio. Non lo leggo, gliel'ho detto. Mi sono alzata ma non lo leggo. Arianna è forte come carattere. Alla fine anch'io sono così, però dopo mi lascio andare. Lei invece se si punta